Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento un pochettino piccantello perché andiamo a cercare di capire come i mercati americani soprattutto, perché in questo caso parlano la lingua dell'economia globale, possono influenzare o meno l'andamento di Bitcoin nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E sì, perché negli ultimi periodi un pochettino c'è un collegamento fra i mercati cripto, fra il re dei mercati cripto, perché il resto del mercato criptovalute sta andando alla grande, ragazzi. Ci sono delle operazioni, soprattutto sulle altcoin, che sono andate benissimo. Ma il re delle cripto, Bitcoin, è appeso agli stessi prezzi da un bel po' di tempo, anche troppo. Però, ragazzi, come sempre accade nei mercati finanziari, quando un mercato è molto molto riposato, quindi poco volatile, bisogna stare attenti, ragazzi. E quindi è possibile che l'andamento del mercato cripto di Bitcoin dipenda fortemente da quelle che sono le politiche della Federal Reserve nei prossimi mesi. Cosa derivano le politiche o deriveranno le politiche della Federal Reserve nei prossimi mesi? Dalla situazione economica globale, ragazzi, perché la situazione della ripresa dei contagi americani, ma anche nel mondo in generale, è una cosa lampante ormai. Quindi il coronavirus non se n'è andato per niente, bensì galoppano ancora i contagi, soprattutto nelle zone dove il lockdown non è stato fatto in maniera abbastanza importante, come ad esempio gli Stati Uniti, anche l'India, che è diventata adesso uno dei paesi a maggiori contagi. Insomma, ragazzi, la pandemia non se n'è andata, probabilmente la porteremo dietro ancora un altro annetto. Quindi, da un punto di vista economico, questa cosa va considerata. I mercati lo avevano scontato? Assolutamente no, ragazzi, non era scontata la continuazione della pandemia, anzi, secondo me era scontato più che altro che questa pandemia se ne sarebbe andata in maniera molto veloce. Perciò, ragazzi, quello che farà la Federal Reserve probabilmente sarà legato a doppio filo con alcuni parametri di natura macroeconomica sull'economia USA e mondiale in generale, e influenzeranno anche l'andamento di Bitcoin probabilmente nei prossimi mesi, per un discorso che vedremo tra un po', ragazzi. L'incremento, diciamo, di questo legame tra Bitcoin e Standard & Poor's 500 negli ultimi periodi continua ad aumentare un po' fuori, però vi mostrerò che a livello storico siamo arrivati a un punto parecchio importante anche da questo punto di vista. Bene, allora facciamo così. Andiamo a controllare quello che secondo me è l'indicatore macroeconomico più importante, quello che da sempre ha mosso le politiche della Federal Reserve, ragazzi, perché poi a volte indicatori economici ce ne sono tantissimi. Andrebbero considerati tutti nella loro interezza, però è anche vero, ragazzi, che spesso poi ci confondono perché l'uno indica magari il contrario dell'altro. Quindi, come sempre, essendo io un trader minimalista, mi concentro su pochissime informazioni, quelle più utili, quelle migliori, che poi alla fine mi danno un'idea generale di quello che potrà fare come politica la Federal Reserve. E poi guardo anche quello che fanno i mercati, perché la risposta corretta ce l'hanno sempre loro, ragazzi. Le informazioni sui mercati finanziari sono sicuramente più accurate di qualsiasi informazione noi possiamo andare a prendere online, perché chiaramente gli operatori all'interno del mercato, ragazzi, ci sono anche quelli professionali, ci sono proprio quelli che lavorano alla Federal Reserve, quindi hanno sicuramente più informazioni di noi. Allora, andiamo a guardare l'indicatore che ritengo più importante, poi guardiamo i grafici dello Standard Poor's 500 per capire che cosa dice il mercato e il legame che c'è con Bitcoin per capire quello che potrà succedere. Allora, intanto, ragazzi, uno dei dati, sì, ragazzi, allora eccoci. Uno dei dati che ritengo molto importante da valutare, ragazzi, è quello che negli ultimi anni da sempre ha spinto la Federal Reserve a fare dei cambi radicali sulla sua politica. È questo, ragazzi, la unemployment rate, cioè il tasso di disoccupazione, che è quello che sostanzialmente decide le politiche della Federal Reserve. Allora, ragazzi, il tasso di disoccupazione per quanto riguarda gli Stati Uniti è molto alto, perché nella loro media loro stanno sempre intorno al 4,5%, però 11% è altissimo, ragazzi. Però è anche vero che la previsione era molto più alta di quello che effettivamente e poi è avvenuto. Quindi abbiamo avuto una ripresa dell'occupazione negli Stati Uniti decisamente superiore a quello che si ci aspettava. Allora, questo dato significa che le politiche della Federal Reserve miscelate a quello che probabilmente
probabilmente sta facendo il governo, cioè, ragazzi, la fine del lockdown è lo sterminio in pratica, cioè, quindi vabbè, tralasciamo queste opinioni. Allora, in pratica, con il fatto che hanno eliminato il lockdown in maniera estremamente veloce, probabilmente molta gente ritorna a lavorare. Quindi, in questo caso significa che tra un po' i dati relativi all'occupazione avranno un effetto anche sul sistema economico dell'economia americana, perché aumenterà la spesa pian piano, eccetera. Il problema sta sempre nel famoso virus, che se non se ne va, ragazzi, ovviamente non sono sostenibili questi dati. Questo è il problema di fondo. Ma la Federal Reserve cosa deciderà nei prossimi mesi? Continuerà a dare altri stimoli o meno, perché è da lì che dipendono le sorti anche di Bitcoin, oltre che dei mercati hold, ragazzi. Perché se la Federal Reserve decide che questi dati relativi al lavoro, per esempio, sono sufficienti e quindi non aggiunge altri stimoli, o meglio, ne aggiunge di meno di quello che il mercato si aspetta, ragazzi, vedremo un tonfo colossale delle borse. Questo sarà impossibile da evitare e di conseguenza probabilmente Bitcoin potrebbe avere un'altra partita, un'altra match da giocare. E non è detto che ce la farà, ragazzi, perché a marzo, come abbiamo visto, non è stato così. Quindi, quando i mercati hold sono crashati, Bitcoin gli è andato dietro a ruota anche peggio. Allora andiamo a capire una cosa: quante sono le probabilità che la Federal Reserve continui una politica di questo tipo? E così ci potremmo anche regolare sul pericolo vero che Bitcoin segua il mercato hold, e quindi in quel caso, diciamo, prendere le dovute precauzioni se vogliamo dei movimenti un po' eccessivi. Allora, ragazzi, intanto questo è un dato positivo, quindi sicuramente questo dato è positivo ed è negativo per i mercati, perché significa che la Federal Reserve potrebbe anche decidere di non dare stimoli eccessivi. Ecco, questo è il concetto di fondo. Però è anche vero che non è un dato sufficiente a dire ok, terminiamo tutti gli stimoli che la Federal Reserve sta facendo. Assolutamente no, ragazzi, siamo a più del doppio del normale tasso di disoccupazione che la Federal Reserve solitamente tollera nel mercato americano. In più, dobbiamo anche aggiungere una cosa fondamentale: a novembre ci sono le elezioni. A novembre ci sono le elezioni del presidente e non vedo assolutamente motivo che la Federal Reserve faccia arrivare il paese degli Stati Uniti alle elezioni con un'economia in disastro come in questo caso, ed un'economia finanziaria in preda al panico. Non neanche se li vedo ci crederò, ragazzi, no, scherzo, neanche se li vedrò ci crederò, però insomma questo è un altro dato che noi ci fa riflettere. Potremmo dire che effettivamente la Federal Reserve probabilmente spingerà ancora gli aiuti nei prossimi mesi, almeno fino a novembre, e almeno finché questo tasso di disoccupazione non scenderà sotto il 7%. Lì magari proverà a iniziare a rallentare i suoi stimoli. Ma cosa pensa il mercato a tal riguardo? Ragazzi, i mercati pensano esattamente questo che vi ho detto, perché vedete qui. Da questo minimo del 29 di giugno i mercati hanno ripreso una fase di risalita e insomma al di fuori di quello che sono le problematiche relative al virus. Questa cosa non ce l'aspettavamo in effetti. Perché? Perché con il virus galoppante è assurdo che i mercati americani continuino a spingere. Perché lo fanno? Perché pensano che la Federal Reserve abbia ancora cartucce da sparare, quindi ancora stimoli, ancora droga per il drogato, per il cavallo che deve correre, e quindi i mercati ne approfittano, ragazzi, perché alla fine i mercati sono speculativi. Quindi non pensate che i mercati possano seguire quello che effettivamente è l'economia reale nel breve periodo, non ve lo sognate neanche, seguono le politiche monetarie. Perché? Perché ci sono soldi da fare. Quindi gli speculatori, in questo caso anche i grossi speculatori, se vedono che la Federal Reserve deve immettere liquidità, ragazzi, si vanno a prendere i soldi, perché gli speculatori fanno soldi sulla Federal Reserve, non su di noi che siamo quattro gatti. Allora, i grandi investitori, quelli che hanno migliaia e migliaia di miliardi da investire, non fanno soldi con i pesci piccoli, ma hanno bisogno di stimoli grossi come questi, appunto, della Federal Reserve. E siccome li vedono, cosa fanno? Vanno e se li prendono, ragazzi. Quindi hanno preso tutte le azioni, insomma, ancora probabilmente non stanno distribuendo. Quindi al momento il rischio di un crash del mercato hold, perché la Federal Reserve non farà stimoli probabilmente nei prossimi mesi, è molto
molto piccolo, la probabilità è molto bassa, ragazzi. Certo, staremo a guardare perché in questo contesto, diciamo, sono più gli aspetti positivi che negativi e vi spiego anche perché. Da un punto di vista del mercato, la Federal Reserve continuerà a dare stimoli. Se ci sono le elezioni a novembre, quindi fino a novembre difficilmente faranno crashare i mercati. Questo è un altro fattore positivo per il mercato. Poi c'è il discorso del virus, quindi se il virus galoppa ancora, allora significa che la Federal Reserve aumenterà lo stimolo, quindi ancora positività. E se il virus non galoppa, vuol dire che stiamo andando via e che quindi le politiche funzioneranno e quindi sempre positività, ragazzi. Il bicchiere per i mercati in questi mesi è sempre pieno. Questo è il concetto ed è il motivo del perché sono schizzati su, quindi al di fuori di quello che è l'economia reale, che poi effettivamente abbiamo anche un PIL americano in negativo, insomma, quindi tutto il mondo è così. Però, ragazzi, i mercati la vedono positiva per questi motivi, perché come si gira questa frittata, per loro va bene in questo momento. Ci sono però alcuni shock che dobbiamo tenere in considerazione, perché nel momento in cui, per esempio, il virus spingerà alle stelle, la Federal Reserve esce di testa, incomincia a tagliare gli stimoli perché non funzionano, o insomma, lì allora, ragazzi, poi insomma, dovremmo riaggiornarci, ma al momento i dati che possiamo vedere sono questi, quindi è bassa la probabilità di crescere del mercato. Cresce, ragazzi, non significa che i mercati non possano perdere il 2-3%, non parliamo di queste cose, parliamo di crash come è successo a marzo, quindi meno 40, meno 50, cose grosse, ragazzi. Andiamo a capire perché Bitcoin potrebbe essere influenzato, perché c'è questo problema della correlazione in questo grafico che vi volevo far vedere. Allora, ragazzi, io stesso vi ho detto che mercati S&P 500 e Bitcoin non sono correlati, in effetti non lo sono, perché è una correlazione spuria, cioè avviene in alcuni momenti e in altri se ne va. Però è anche vero, ragazzi, che il tasso di correlazione tra Bitcoin e S&P 500 ha raggiunto i massimi da quando esiste, per esempio, questa statistica che potete trovare sul sito Coinmetrics. Ragazzi, e comunque è al di sopra di tutti i livelli raggiunti dal 2012. Quindi, dal 2012, come vedete qui, il tasso di correlazione non era mai salito con una correlazione positiva a questi livelli qui. Questo significa, correlazione positiva significa che se S&P 500 dovesse crashare, lo farà anche Bitcoin con una buona probabilità. Non è una correlazione ancora molto alta perché parliamo sempre di uno 0,3 e qualcosa, un po' sotto lo 0,3, ragazzi, a dire la verità. Quindi non è altissima ed è ai massimi di questa statistica, vedete? Perché qui siamo arrivati ai massimi. Da qui in poi, di solito, il mercato poi tende a decorrelarsi, ragazzi. Cosa significa questa decorrelazione? Volete sapere cosa significa? Ve la dico in termini molto pratici. Quando si vedono queste fasi qui, significa 1. S&P non sale più, sta fermo, Bitcoin va in bull run. Questo è il significato di questi indicatori. 2. S&P sta fermo, scende poco poco, Bitcoin crasha terribilmente, tipo 2018, quindi ci fa un altro mercato orso. Ecco quello che potrebbe significare. La vedo più difficile l'ottica dell'S&P 500, schizza e sale, non si sa dove, e Bitcoin non reagisce per niente. Perché? Perché S&P, ragazzi, è già salito tanto, quindi magari andare a vedere un S&P che guadagni il 20-30% mi sembra un po' eccessivo in questo momento, però potrebbe essere anche questa ipotesi. Quindi quando guardiamo questo dato, dobbiamo tenere a mente questo discorso qui. Se dovesse girare questa statistica, che dovrebbe farlo, ragazzi, perché potrebbe essere così, potrebbe significare una nuova bull run per Bitcoin, se con S&P, per esempio, bloccato. Quindi, come la facciamo a vedere questa bull run o meno, ragazzi? Beh, con quella famosa resistenza 10.500-11.000 dollari, se la rompe in un contesto del genere, sempre meglio per Bitcoin. E attenzione, quindi facciamo attenzione a questi dati perché insomma, la situazione potrebbe virare positivamente. Al contrario, può girare anche e crashare terribilmente, perché la correlazione in questo caso, se dovesse reinvertirsi e tornare al suo livello normale medio, ragazzi, che è qui, vedete, tra 0,5 e meno 0,5, quindi meno 0,05, quindi in sostanza dovrebbe rigirarsi e tornare qui.
Ok, e rifare questa cosa. Fin tanto che non avviene questo, e attenzione ragazzi, perché le oscillazioni dell'S&P 500 stanno iniziando ad avere anche un po' di peso su Bitcoin in maniera un po' più consistente. Se passiamo al di sopra di questo livello dello 0,3-0,4, inizia ad essere molto consistente la correlazione. Ma non durerà, ragazzi, solitamente non dura. Bene, allora abbiamo visto, guardiamo anche il grafico di Bitcoin, giusto per dare un'occhiatina, ragazzi, vedete come in sostanza è stabile, è statico sempre la traiera ribassista, mentre la traiera rialzista leggermente S&P 500, che però ricordo dal 9 giugno non fa nuovi massimi, quindi in sostanza non ha fatto nulla in questo ultimo mese, e Bitcoin dal 1 giugno non fa nuovi massimi, vedete? Quindi anche Bitcoin in questo mese come S&P non ha fatto niente, solo che mentre Bitcoin è sotto il suo massimo, SP è vicino il suo massimo. Quindi vedete, questa è la vera differenza che c'è. SP più forte di Bitcoin in questo momento. Bene, abbiamo visto tutti i pericoli. La mia conclusione è questa, ragazzi, quella che vi ho detto poco fa. Teniamolo in considerazione, secondo me fino a novembre ci sarà ancora tanto respiro. E non penso che i mercati vogliano fare accelerazioni ribassiste pesantissime. La Federal Reserve credo che tamponerà la situazione. Abbiamo visto i dati, il rischio che Bitcoin segua l'S&P, invece, quello c'è ancora e sta aumentando perché la curva che vi ho fatto vedere non ha virato. Attenzione quindi ai prossimi mesi. Dovesse esserci un'accelerazione di Bitcoin da una parte o dall'altra, teniamo in considerazione che potrebbe aumentare la sua spinta, quindi potrebbe accelerare sia dal lato long che dal lato short in maniera vistosa, ragazzi, per un po' di tempo. Quindi teniamo in considerazione anche questa cosa, soprattutto per le posizioni, perché per esempio potete fare degli short oppure dei long e magari potrebbero essere estremamente proficui, perché se abbiamo visto che si deve decorrelare da S&P, vuol dire che quel movimento potrebbe durare tanto tanto tempo. Bene, ciao a tutti ragazzi, iscrivetemi come sempre nei commenti, lasciatemi mi piace, noi ci vediamo nel prossimo video. Buon weekend, ciao!